Ciao a tutti, altro video del secondo piano, in questo caso del centro commerciale di Nakano. Come potete vedere, questo piano è un altro piano che è pieno di figure, giochi, giocattoli, videogiochi, un po' di tutto. Questa qua è una figura molto famosa che ho visto anche su internet, quella da 198.000 yen, che sono circa 180 euro, cioè molto bello. Questo è di Vegetto, poi ci sono anche figure per ragazze, Sailor Moon, cose classiche e altre serie che noi non conosciamo. Bellissime, che non conosciamo, che altro che non conosco io, perché non sono esageratamente informato. Allora, a questo punto noi siamo qui, questa è la mia mappa, dovremmo essere lì, quindi scendendo è così. Andiamo avanti, facciamo un giro, vediamo cosa c'è in questo piano. Sempre figure, altre cose. Qua da mangiare. Tortini. Aperto dalle 10 alle 7 di sera. Sì, c'è anche qualche punto dove si riesce a mangiare, oltre che di DVD, serie televisive e cose del genere. Qua solo, guardate quanti ce ne sono, questo negozio solo esclusivamente gachapon, cioè le sorpresine delle macchinette. Qua DVD, spero che riesca a mantenere ancora la batteria del mio cellulare, perché siamo quasi alla fine. Ci sono cose anche molto belle, c'è addirittura una figura di Lamu da 25.000 yen, veramente costosa, molto bella. Però qua tutte maschere tipo del wrestling, delle cose che piacciono loro. Ne vedo anche una dell'uomo tigre. Un bar. Qua c'è l'ascensore. Questo è un bar dell'angolo. Qui siamo arrivati in fondo al piano. Qua c'ha libri. Questo fanno freccette, potete vedere che stava giocando. Qua ci sono riviste, non so, qua un punto di ristoro, un bar caffè, vedete. Qui hai ancora macchinine. In questo punto ci troviamo qui. Ok. C'è gente che aspetta, non riesco a capire come mai sono tutti fermi. Sono sempre molto felici, però non lo so. Questo è un altro punto molto tipico loro, dove si mangia. Questo è un barbiere famoso, però vestito da donna con i baffi, vabbè. Un personaggio caratteristico del posto.
qui ci sono dei piatti che fanno qua dentro, che bene o male sono sempre o spaghetti o carne. Cotolette, cose del genere. Qua ci sono vetrine dei privati che a volte dovrebbero essere convenienti, invece costano ancora di più di quello che dovrebbero. Ci sono anche cose rare, però non... Qua c'è una ragazza che aspetta alla cassa. Vabbè, no, a volte c'è qualcosa in offerta. Vedete, questo qua di Lupin a 800 yen, non è male. Però a volte ce ne sono dentro questi lotti, queste cose qua, che sono molto molto care. Qui vendono trenini, cappelli da ferroviere, oggetti di treni, cose varie. Qua vendono cosplay, questo di Goku, ti daranno anche la parrucca se lo vuoi, quello energizzato. Bisogna sempre vedere che non ci sia scritto che non si può fare foto, filmati. Io cerco nei limiti del possibile di rispettare queste regole, però a volte riprendo prima di aver letto. Qua macchinette, qua cosa c'è? Gadget, cose loro, qua altro negozio di accessori, questo è un altro negozio, modellini da costruire, tutte le scatole ci sono qui. Avanti, questo piano è abbastanza lineare, non dovrei perdermi. All'interno hanno per lo più sempre queste figure che si vedono fuori, quindi non sto più di tanto a entrare ogni singolo negozio, perché sono già quasi alla fine della batteria. Qua un altro posto di ristoro. Qua fanno massaggi, altre vetrine con pupazzi, figure e roba del genere, pieno di un articolo che va molto, c'è molto, mini ristorantino, gioielli, gashapon, mare, guardate, di gashapon. Questo è un punto dove si dovrebbe vedere il corridoio, se non erro, che è di qua, vedete? Se la panoramica del primo piano, del primo piano che c'è di sotto. Questo è un lato, questo qua è l'altro. Qui c'è, credo, l'anteprima di un nuovo anime dei Cyborg 009 che uscirà tra qualche giorno, mi sembra. Mettono le pubblicità ovunque di questa cosa. Questo è il resto della galleria. Quella, se non sbaglio, dovrebbe essere la parte dell'entrata. Mi sembra che sia là. Ritorno sulla corsia che avevo lasciato prima. Qua sempre un po' di tutto. Comunque vedete che ogni negozietto, per piccolo che sia, è strazeppo di roba, che comunque non è che hanno chissà quanto spazio per uno.
a disposizione, quindi cercano di farci stare un po' di tutto. Alcune figure sono più rare di altre. Qua sono anche le solite celle, cose del genere, che mettono dei box dei privati. Vedete? Qua hanno card di tutti i tipi. Ci sono anche delle fire, delle cose del genere, molto belle. Delle foto plastificate, così. Poi card, tutto card. Card. Posto dove si mangia, abbastanza tradizionale, tempura. Guardate che belli come presentano bene esternamente. Cartoline non mi viene il nome. È un genere di serie che facevano loro negli anni 70 sui robottoni, tipo i vari Godzilla, Megaloman, il Kamen Rider, cose del genere. Non vorrei sbagliare termine. Forse si chiama Takusatsu, non me ne genere. Bello anche questo negozio. Questo negozio ha veramente delle belle figure all'interno e ne ha molte straniere anche. Qua fuori ne vedete loro classiche, credo anni 50, anni 60. Qua ci sono quelli della Hot Toys. Ci sono pezzi di testa, cervello, cose del genere, figure più attuali invece, dischi, CD. Questo dovrebbe essere un parrucchiere, beauty salon. Ok. Negozio di trenini, penso. Sì, trenini, figure classiche di tutti i tipi, prezzi forse a volte un po' troppo alti, però sono questi qua. Anche qua stessa cosa, sempre personaggi, pupazzetti, gashapon. C'è anche la signorina fuori che sicuramente non si vuol far riprendere, ma noi tanto cerchiamo di riprendere più che altro i soggetti che ci sono fuori. Vedete, sempre figo. Gira e rigira, si ripetono i soliti articoli. Poi ci sono quelli di One Piece, Dragon Ball. Questo è un altro posto stile tradizionale loro, dove si mangia. Anche qua altra cosa di figure. Queste sono le classiche. Mi sa che ho finito la batteria e il mio video finirà qua, credo. La batteria. Comunque, da un lato avevo finito, mancava poi dall'altra, vediamo. Queste batterie non è che durano tantissimo. Questa è una piantina del posto. Noi questo è un altro mandarache, scusate,
molto bello, ha figure molto interessanti e soprattutto costose. Poi c'è un Tetsujin 28, Super Robo 28 da noi, poi ci sono Transformer di qualsiasi tipo. Classici, a volte anche un po' costosi. Qua, anche qui ci sono dei bei pezzi. Ci sono tutte cose che si trovano solamente qua, no? Tutte le scatole sono cose complete e vengono un sacco di soldi. Qua anche DVD, e lì c'è la fine del corridoio. Vediamo qua cosa c'è di altro. Questo era anche un altro bel negozio. Che ricordo, figure di ogni tipo. Per chi è che fa collezione di queste cose è una cosa veramente incredibile. Qua si riesce a trovare veramente ciò che non si riuscirebbe a trovare in qualsiasi altro negozio. Qua finisce il bagno e quindi penso di essere in questo punto qui. E che dire, purtroppo la batteria mi sta quasi finendo. Io vi saluto prima. Queste sono le riprese, i video che ho fatto di Nakano, del supermercato di Nakano, centro commerciale. Spero vi siano piaciute. Se vi sono piaciute, lasciate mi piace sui miei video, iscrivetevi se volete al mio canale Hiroshishiba79. Per adesso è tutto, ci vediamo magari più tardi. Adesso vado a vedere dove è andato a finire il mio amico Filippo e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao.